Buongiorno ragazze, bentornate in un nuovo video. Come avete visto nell'immagine, nella foto principale, oggi andremo ad aprire insieme il calendario dell'avvento della Nivea. Finalmente, ce l'ho qui da più di una settimana, una decina di giorni, era lì che lo guardavo e lui mi guardava, cioè non ce la facevo più. Ho avuto un sacco di impegni, quindi ho dovuto rimandare, ma adesso mi sono seduta ed andiamo a aprire insieme. Quest'anno ho deciso di aprirlo con voi. Ero un po' incerta nel fare il video perché ho paura che possano non piacere questa tipologia di video, ma vi ho chiesto se eravate curiosi di vedere il contenuto del calendario. Mi avete risposto praticamente tutti sì, e quindi eccomi qui e lo apriremo insieme. Bando alle ciance, iniziamo subito, però prima ricordatevi di mettere un pollice in su e di iscrivervi al canale. Quindi adesso iniziamo con il video. Prima di iniziare vi dico direttamente dove l'ho comprato. L'ho acquistato su Zalando, sul sito di Zalando, al prezzo di 34,95€, tutto sotto l'info box. Se volete acquistarlo basterà cliccare sul link. Allora, iniziamo subito con la prima casellina, è la numero 1 ovviamente. Cerco di essere sbrigativa, di non soffermarmi più di tanto. Devo dire che ho difficoltà a vedere le caselline perché è molto i numeri non sono scritti in maniera sgargiante, quindi l'1 ci ho messo un po' per trovarlo, però l'ho trovato. Quindi andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Wow! Allora, prima casellina, è uscita un'acqua micellare. Sempre molto utile, questi qua ovviamente un 100 ml, bellissima, mi piace tanto, l'ho già provate queste qui della Nivea, devo dire che sono buone, quindi perfetto anche per le bambine. Andiamo avanti con la casellina numero 2, eccola qui, una casellina un po' più piccola, andiamo a vedere, una maschera, vabbè le maschere della Nivea sapete quanto sono famosissime, questa qua si chiama Good Morning Fresh Skin, è sempre un'ottima maschera, questa per pelli miste, normali miste, quindi utilissima. Casellina numero 3, dove sei? Eccola qui, una casellina un po' più grande, lo so io quest'anno, vabbè, provate. Un labello, vabbè, classico. Classico, il labello nel calendario della Nivea non può mancare, questo qui Hydrocare, quindi 24 ore per labbra molto secche, in più alla protezione 15 mi sembra, sì. Casellina numero 4, andiamo a vedere insieme, eccola qui, è una casella gigante, andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Oh, che carino, la formina per fare i biscotti. Carina, devo dire, anche se non c'entra molto con il calendario in sé, però dai, anche la forma poteva essere magari un alberello, una stellina, vabbè, questo mi sembra più... Questo è il fiocco di neve, quindi ci siamo, vabbè, molto carina anche questa. Andiamo avanti con la casellina numero 5, eccola qui, l'ho trovata subito, andiamo ad aprirla. Beh, questa è la classica crema della Nivea che non può mancare, l'avrete sicuramente provata già tutti quanti, ed era 50 ml, molto carina anche da mettere in borsetta, questa qui ce l'ho in versione grande, piccola, l'ho sempre comprata da una vita, quindi sempre molto utile, quindi la classica Nivea Soft. Casellina numero 6. Andiamo a cercare, devo dire che la cosa che mi piace di questo calendario, perché visto che sono divisi bene, cioè sono divisi i primi 12 di qua e gli altri 12 di là, quindi non devo andare a girare continuamente il calendario, quindi molto ordinato. Ecco la casellina numero 6, una casellina grande, wow, adoro. Una BB cream, non l'ho mai provate le BB cream della Nivea, quindi sono molto contenta e curiosa di provarle, vi farò sapere, fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi l'avete già provate e se, come vi siete trovate, perché ne ho sentito parlare tantissimo, anche del quel fondotinta leggero, cushion, non mi ricordo come si chiama, comunque molto curiosa di provare anche questa.
Intanto procediamo con la casellina numero 6. Cerco di andare veloce, sennò il video durerà 3 ore. La numero 6 l'abbiamo appena aperta, mi sa. Sì, quindi numero 7. Eccola qua. Andiamo a vedere. Vabbè. Questa è una casellina un po' così, diciamo, inutile, perché già so che all'interno ci sarà una lametta per le unghie, come anche l'anno scorso. Esatto, quindi abbiamo la collezione di lime. Però devo dire che sono molto carine, sono fatte bene. Sempre utili da tenere in borsetta. Casellina numero 8. Casellina numero 8, eccola qua. Vediamo. Questa è una cosa che mi piace perché l'ho già provati sempre nel calendario dell'anno scorso. Devo dire che mi sono trovata benissimo. Ovviamente stiamo parlando dello shampoo, questo qui shampoo volume. Mi son trovata benissimo, è un prodotto che mi piace. Non ho mai visto nei negozi qui in Italia, da noi non l'ho mai visto gli shampoo della Nivea, quindi è una cosa che dovrebbero portare perché sono veramente ottime anche le profumazioni, quindi ottimo prodotto. Andiamo avanti con la casellina numero 9. Eccola qui, una casellina un po' più piccolina. Vediamo. Vabbè, questa qui non poteva mancare nel calendario della Nivea, ovviamente la classica crema Nivea con il pack un po' più colorato. Devo dire, questa qui è la classica crema, la crema per antonomasia, diciamo, della Nivea, che ce l'aveva già mio nonno quando ero piccola, l'aveva sempre, non mancava mai mio nonno, quindi ottimo prodotto. Casellina numero 10. Siamo arrivati già quasi a metà calendario, quindi vedete la casellina numero 10. Beh, ottimo prodotto anche questo, sarà felicissima mia figlia perché adora sia il doccia schiuma di questa linea che anche la crema, quindi già saprò che se la prenderà Alessia. Ovviamente questa qui è la crema corpo intensiva, buonissima, quindi anche la profumazione di questa è veramente ottima. Procedo con la casellina numero 11 ed è gigante, è enorme, vediamo. Wow, bellissimo, questo mi piace, una beauty blender, praticamente la spugnetta per il make up, carinissima, color lilla, anche con la scatolina, veramente fatte veramente come si deve, come potete vedere, molto molto utile. E siamo a metà calendario, siamo arrivati alla casellina numero 12, una casellina un po' più piccolina, andiamo a vedere. Sarei tutta la giornata ad aprire calendari, adoro proprio. Questa anche molto buona, io ho provato sempre l'anno scorso, mi era uscita una full size di quella alla ciliegia, fiori di ciliegio, che io adoro letteralmente. Questa qui è altrettanto buona, è così soffice, la profumazione è altrettanto molto molto delicata. Questa qui non la apro perché adesso ne ho altre aperte, ad ogni modo questa qui è stra buona, cioè profumazione ottima. Giriamo il calendario, iniziamo con la seconda metà, quindi siamo arrivati alla casellina numero 13 ed è una casellina bella grande, cioè, guardate qui, è gigante. Vediamo un po', bellissimo. Deodorante, questo qui è il classico deodorante con la profumazione ottima. Questo è una novità però, perché antitraspirante, vabbè, ok, ottimo, prodotto top. Casellina numero 14, eccola qui, vediamo un po' cosa c'è. Wow, questa è una full size anche. Ed è una crema Rosenblüte, 24 ore, una crema da giorno, wow, mi piace, sono curiosissima, non la voglio aprire perché ne ho tante che devo finire, non voglio aprirla perché altrimenti si rovina, quindi curiosissima. Io poi le creme viso, sapete quanto io le amo, ne ho tantissime e quindi strafelice di questa. Andiamo avanti con la casellina numero 15. Eccola qui, una casellina anche grande.
Wow. Beh, questa qui mi piace. Adoro. Una saponetta. Però rispetto all'anno scorso è uscita questa al cocco e olio di mandorle. Buonissime. Io adoro queste profumazioni, queste saponette. A parte anche per, diciamo, ultimamente sto provando anche shampoo secchi, tutto ciò che inquina di meno, tutto con meno plastica. Devo dire che, a parte che durano tantissimo e costano comunque a livello, se parliamo di convenienza a livello di prezzo, conviene tantissimo comprare tutto ciò che è solido, sia dei doccia schiuma. Poi hanno fatto delle linee di tutti i tipi, doccia schiuma, shampoo, balsami, devo dire buonissimi. Ho provato anche sempre della Nivea i nuovi saponi per il viso, ottimi, cioè ottimi ragazzi, poi durano tantissimo. E poi se si può fare qualcosa per l'ambiente, ben venga. Quindi andiamo avanti, non voglio dilungarmi nelle chiacchiere. Siamo arrivate alla casellina numero 16, vediamo un po' dove sei, eccola qua. Cosa c'è qui? Questo sarebbe un porta spugnetta? Che cos'è? Vai in lavatrice, vabbè, non c'è scritto, non c'è specificato. Ad ogni modo credo che sia per mettere le, magari la beauty blender, non so, un sacchettino, va bene. Questo qua lo trovo un po' inutile, però vabbè. 17, casellina numero 17, dove sei? L'ho trovata. Questa qui mi trovo benissimo da anni. Questa profuma, questa versione qui non l'ho mai provata. Adesso stiamo parlando di una crema per le mani. Io ce l'ho sempre in borsetta la crema per le mani della Nivea, cioè da anni ho sempre le creme. Questa qui è anche per le unghie, quindi credo che sia una novità, perché non c'è scritto novità, però io non l'ho mai vista. Ad ogni modo, questa è per pelli secche e anche per le unghie, per le pellicine delle unghie, quindi ottima. Casellina numero 18, stiamo arrivando al termine del calendario. Vediamo un po', wow, vabbè, questo calendario ragazzi è stupendo, perché ci sono veramente, c'è di tutto e di più, cioè vi potete fare tutto il vostro armadietto della skincare è completo con questo calendario, veramente ottimo, anche per provare dei nuovi prodotti, veramente sono rimasta molto soddisfatta fino adesso. E questa è una cosa nuova che io non ho mai visto, ed è una crema per il viso da notte, all'olio d'argan bio, Natural Balance. Io non l'ho mai provata, anche questa qui è una full size, come questo, quindi crema giorno, crema notte, top ragazze, cioè veramente ottimo. Quindi basta solo, devo solo provarle, vi farò sapere. Adesso andiamo alla casellina numero 19. Sì, 19. Vabbè, questo qui giustamente c'era la lima, poteva mancare la spazzolino, vabbè, anche questo lo trovo un po' così, però dai, ci sta. Quindi questa, casellina numero 20, una casellina bella grande, e qui abbiamo, ovviamente non poteva mancare il doccia schiuma, questo qui creme soft con l'olio di mandorle. È ottimo, anche questa qui già l'ho provata altre volte. Buonissimo. Questa sicuramente se la prenderà Alessia, sicuro. Vado avanti con la casellina numero 21. È una casellina anche qui, bella gigante, guardate. Wow. Questa è full size. Wow. Questo qui è uno struccante per occhi. Ottimo, l'ho già preso anche questo qui, l'ho già provato. Bellissimo prodotto, sono felicissima. Questi qua servono sempre, anche poi full size, quindi top. Casellina numero 22. È una casellina un po' più piccolina, vediamo un po' cosa esce. Design with care. Vediamo un po' cosa c'è. C'è un sacchettino. Andiamo a vedere l'interno, cosa... Oh, ok, questi c'erano anche l'anno scorso, devo dire che sono molto carini, anche se può sembrare una cosa un po' più così, però devo dire che sono sempre utili, io li utilizzo tantissimo quando sono in casa, ho appena fatto la piega, questi codini, come si chiamano, vabbè, questi qui a molla, perché anche se uno
appena fatto lo shampoo, la piega, se uno li va a legare non rimane il segno, non, il capello non prende la piega del codino, quindi sempre molto utili, molto carini, questi molto apprezzati. Casellina numero 23, e siamo quasi alla fine ragazze, purtroppo sarei tutta la giornata ad aprirli, ma siamo quasi al termine di questo calendario. Andiamo a vedere, ok, un altro labello, questo qui non l'ho mai provato, ed è, è una novità, questo qui è un labello scrub, wow, al cocco e fichi. Questo sono molto curiosa perché io ho le labbra perennemente screpolate, ma veramente a sangue, io poi ho il vizio di mangiarmele, quindi questo qui è uno scrub peeling crema soft lips, quindi ottimo da provare. Anche già il pack è molto molto carino. Ragazze, siamo alla fine di questo calendario, purtroppo, ma siamo arrivati alla casellina numero 24, come potete vedere è bella gigante, andiamo ad aprirla insieme. È fatto molto bene questo calendario, devo dire che è impossibile da aprire. No, vabbè, lo speravo tantissimo. Ve lo stavo dicendo prima che io adoro le crema mousse, quella là, la fiori di ciliegio, che ho terminato. E adesso questa volta è uscito al coco. Buonissima, questa qua la devo aprire. E Manoi Oil, quindi olio di Manoi, Manoi. Sono brava a pronunciarli, vabbè, questa qui devo... è molto estiva, si sente tantissimo il cocco, devo metterla un attimo giù perché la devo testare immediatamente. Queste qui se le prendono le mie figlie, già lo so. Buonissima, molto leggera, diciamo che appena si apre si sente moltissimo il profumo, può dar fastidio il cocco, perciò la sto provando, era una curiosità. Però devo dire, non è niente di pesante, quindi si può mettere tranquillamente anche in inverno. Niente ragazze, io il calendario è praticamente finito, ero molto curiosa. So che parecchi non ho già fatto il video, io però sono stata molto molto brava a non guardare altri video perché veramente mi piacciono talmente tanto questi calendari low cost, alla fine che costano poco, però c'è veramente... di tutto, è molto vario, e quindi questo qui per 35 euro ve lo straconsiglio perché è molto carino anche da regalare. Vi metto, ovviamente vi ricordo che metto qui sotto nell'info box il link diretto per acquistarlo, lo potete sia acquistare su Amazon mi sembra o Zalando, io l'ho preso su Zalando. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, presto in questi giorni mi arriveranno altri due calendari beauty, ovviamente sempre low cost, quindi mettete un pollice in su se vi interessa vedere anche gli altri calendari, fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi è piaciuto e se volete vederne altri, quindi non mi resta che mandarvi un bacio e ci vediamo presto con un nuovo video, ciao!